Allora, intanto affronteremo il Wolfsburg in semifinale. Vediamo qui. Sui 20 milioni va bene, dai. Rifiuta perché? Non credo che possa garantirmi quel ruolo. Scuffet. Ah, aspetta. Hai ricevuto un'offerta dal Palermo, premio torneo. E allora, ragazzi, andiamo ad alzare l'offerta all'Udinese perché chiaramente gli avevo offerto 1 milione, ma non. Non, se il Palermo ne ha offerti 4 e noi 1, diciamo che so quale potrebbero accettare. Quindi andiamo sui 5 milioni. Oppure, no, per il momento lasciamo questi. Perché non vorrei buttare i soldi. Quindi stavo pensando a fare anche qui un prestito. Ma non ne vale la pena. Prendiamolo e facciamoli crescere insieme, magari. Declan John, che te devo dire, figlio mio? Fai il giocatore per il turnover se non sei contento. Ti do anche 20.000 così te stai buono e non ne parliamo più. Cioè, non è che possiamo stare qui a pettinare gli unicorni viola, dico bene? Accetta l'Udinese, buono. Offerta per Herrera. No! Vabbè, ma dai! Ma pure voi, cioè! Io non ho. Ci stavo per pensare, vi giuro. Non so se avete fatto caso, sono andato indietro e ho detto adesso ci penso. Non ci credo, la Lazio c'ha cioè, pure il coraggio di chiedermi. Non ci voglio credere, cioè, non ci voglio mai credere nella mia vita. Allora, cosa devo fare adesso? Mettere in carica la telecamera. A few moments later. Roma Wolfsburg, 24 luglio 2016, semifinale. E qui è una partita secca, quindi stiamo attenti. La formazione è la seguente: Dragowski, Florenzi, Manolas, Magir, Dodò, De Rossi, Benassi, Pjanic, Turbe, Higuaín, Ricci. Poi ci sono i panchinari, per così dire, come Castan, Wallace, Nainggolan, Thiam, Wenger, Salah col 10, mai nella vita, e Fekir. Adesso poi i numeri di maglia li devo un attimo risistemare. Comunque, speriamo di non fare passi falsi in questa partita. Non sarebbe male portarci a casa un budget ulteriore vincendo questo torneo. Però ci penso adesso, dopo che già sto simulando la partita. Appunto, Rosso a Manolas. Florenzi, segna il gol del vantaggio. In inferiorità numerica, ragazzi, dai. Resistiamo, manca pochissimo, 20 minuti. Resistiamo. Benassi, è finita. Mamma mia, no, Draxler. È finita, Roma in finale. Col brivido, in 10 siamo riusciti comunque a strappare la vittoria. Abbiamo giocato veramente tutta la partita in 10 con il West Ham, giocheremo la finale. E giusto questa, ragazzi, la gioco. Perché comunque è giusto giocarla la finale. Sempre stessi esercizi per gli stessi giocatori fino alla fine di questo torneo. Dopodiché cambieremo. I Turbe sta salendo molto bene. Allora, andiamo un attimo su ufficio però. Conferenza stampa: giocatore venduto Adem Ljajic. Molto bene. Declan John, offerta accettata molto bene. Premio torneo: molto bene. Giocatore squalificato Manolas. E meno bene perché salterà la finale. Allora, importante, andiamo a acquistare Declan John, il nostro terzino sinistro che faremo esordire contro il West Ham. Tutto pronto per l'inizio del match con il West Ham che dà il calcio d'inizio e si parte. Adesso sarà importante, dunque, come detto prima, vedere un po' la condizione dei nostri giocatori, a che punto siamo di livello. Ho visto già inquadrature pesanti per nuovi arrivi su tutti Declan John, che è stato anche inquadrato dalla grafica. Attenzione subito però alla partenza del West Ham, col pallone che si spegne sul fondo mentre noi parliamo, loro già calciano in porta. Ha sciupato una buona occasione di contropiede. Roma che comunque attacca con Higuaín che la gira per Nainggolan. C'è solo Buffon alla sinistra, posizione regolare, c'è il centro che fa Higuaín. Buffon lo vede, la meta, rimarca per Nainggolan. Adrian si fa trovare pronto, il primo a fondo della Roma. È già un'azione da paura. Possiamo restare avanti. Questo angolo può essere battuto anche fuori perché fuori c'è Castan. Anzi, Buffon che mette giù, va sul destro. Buffon prova a calciare in porta. Adrian ancora in calcio d'angolo. Continua a giocarla comunque il West Ham che attacca con Payet che va in porta. Dragowski, grande risposta. La palla in calcio d'angolo. Ricci torna da Declan John. Sta partendo Ricci. Servito dentro. C'è anche il movimento da parte di Higuaín. Ricci tiene il pallone. Prova a dribblare un uomo. Palla che diventa buona per John. Dentro ancora per Ricci. Buona palla. Ricci alza il pallone per Higuaín che prova il volo. Calcia male. Mi chiedo scusa io. Prendendo un po' troppo dal pipita. Qui invece era molto meglio provare a tenere una palla giocabile. Che sarebbe stata poi utile in una zona di campo molto calda. Intanto è entrato Mauro Zárate al posto di Obiang, se non sbaglio. Quindi cambio offensivo per quanto riguarda il West Ham. Higuaín prolunga per Ricci. Attenzione al movimento di Salah. La palla buona per Mohamed. Salah va sul destro. Salah prova a passare. È stanco, poco lucido. E l'abbiamo visto qui. Buono invece il guizzo di Ricci.
che sta lasciando impressioni positive, perché qui recupera un altro pallone Ricci, dentro per Higuain, palla che passa, Higuain! Ricominciamo da dove ci eravamo fermati, col Pipita che segna e con la Roma che vince 1-0 col gol di Gonzalo Higuain. Ma positivissima la prova di Federico Ricci, 45 minuti da 8 e mezzo direi, perché qui era anche una gran palla a Higuain, che poi è freddo davanti a Adrian e lo fulmina a 2 minuti dal 90esimo. West Ham 0, Roma 1, e questo è un gol importantissimo, perché comunque ci permetterebbe di portare a casa questo primo trofeo della stagione. Tutti a guardare l'arbitro che fischia, la Roma vince, molto molto importante, molto molto bene. Non sono proprio estasiato dalla prestazione che abbiamo fatto, ragazzi, sinceramente, soprattutto nel primo tempo, però ci può stare, è giustificato, perché si gioca comunque in estate, i giocatori sono ancora poco negli schemi, nei ritmi, però comunque è importante, questo comunque è un trofeo, è giusto esultare, è giusto essere contenti, anche se adesso pensiamo molto di più al mercato. Per carità, l'anno scorso abbiamo vinto il trofeo dei campioni, quest'anno abbiamo vinto la Coppa Internazionale Europea, in più ci stiamo facendo valere, in campionato abbiamo vinto, dobbiamo migliorare a livello europeo e a livello di nazionale, anche se vogliamo, perché in Coppa Italia io ci tengo a portare questa benedetta decima Coppa Italia a Roma. Cosa volevo dirvi? Volevo dirvi, stavo pensando intanto di pormi un obiettivo mio, personale, magari anche nostro, no? Per darci qualche motivazione in più per quanto riguarda questa stagione, perché chiaramente l'anno scorso abbiamo vinto, quindi io volevo mettere un attimo, senza copiare nessuno, senza copiare Om o chi ha fatto gli obiettivi, anche perché non vi farò grafiche né niente, sarà un obiettivo più che altro personale. Vorrei provare a rimanere imbattuto, almeno in campionato, perché chiaramente una motivazione in più, una motivazione che ti spinge a giocare con più concentrazione. Per quanto riguarda i record punti, quest'anno non voglio ancora pormelo, però magari poi vediamo in futuro. Allora, Cavani intanto passa dallo Swansea al Borussia Dortmund come obiettivi, quindi va bene così, ci fa piacere. Intanto offerta per Herrera, trattativa per il Sassuolo che ha ricevuto un'offerta di Scuffetta ma l'abbiamo quasi preso noi, trattativa sempre per Scuffetta del Deportivo, premio torneo, la tua prestazione ci ringrazio, insomma si congratulano, ma non lascia sconta la squalifica. Adesso io cerco un attimo di capire, perché avevo accettato, se non sbaglio, l'Udinese, infatti, e noi abbiamo fatto l'offerta a Scuffetta? Ah no, non l'abbiamo ancora fatta, allora siamo coglioni noi, raga, scusate. Io volevo dire, come sapete, il calciomercato in due, quindi arriveremo al 31 luglio e poi ci faremo tutto agosto nel prossimo episodio, come siamo consueti fare. Accetta Scuffetti intanto, quindi nuovo acquisto molto importante, ci rimangono ancora più o meno 40 milioni, quindi è stato fondamentale cedere gli Aic, sarebbe bello anche riuscire a cedere Dodò, perché si farebbero altri 5 milioni circa e allora saremmo messi anche meglio, in maniera più tranquilla. Allora, non abbiamo più un solo portiere, questo mi tranquillizza. L'unica cosa a questo punto, penso, in difesa, bisognerebbe prendere un sostituto pronto come terzo centrale rispetto a Castan, perché è l'unica cosa che veramente vorrei fare. Dopodiché, ragazzi, sapete, come in ogni sessione di mercato, bisogna vedere se è il caso, e lì io lascio un attimo qualche idea a voi, di andare a fare il colpo di mercato, e quindi quel giocatore che ti potrebbe cambiare tutto. Allora, intanto vediamo un po', offerta per Onosic molto bene, in prestito, e quindi vi stavo dicendo, è chiaro che poi un top player, volendo, potrebbe anche arrivare, intanto attenzione. Tutto a pennello. Qui finisce l'episodio e noi ci rivediamo, vi volevo dire domani, però non ci vediamo domani, perché prima mi serve un consiglio. In primis un consiglio su Herrera, perché è chiaro che io vi sto parlando di rinforzare i ruoli, centrocampo e tutto, prendere al contempo un top player che potrebbe essere anche un centrocampista, non necessariamente un attaccante o tutto quello che volete. Ed è chiaro che vendendo Herrera, tra l'altro a una cifra superiore a quello che vale lui, cambierebbe molto, perché noi abbiamo 40 milioni adesso e arriveremo sui 70, quindi potete ben capire. Io lascio in stand by questa offerta, non avanzerò con il calendario, promesso, anzi vi faccio vedere adesso che mi fermo qui, salvo tutto, e poi ce la vedremo insieme. Quindi vi ho detto, insomma, abbiamo chiarito un po' il progetto che vogliamo fare, sarebbe importante anche dal punto di vista personale, come soddisfazioni personali, rimanere imbattuti.
Mi sembra che sia stato un episodio abbastanza completo, non so quanto sia venuto lungo, ragazzi, comunque vi ho buttato dentro il calendario, un po' di mercato, il torneo, quindi siamo comunque a buon punto, indipendentemente dalla durata di questo episodio, siamo a buon punto perché io il mercato l'ho sempre diviso in due. Nel prossimo episodio quasi sicuramente giocheremo anche contro la Juventus, non penso che comincerà il campionato perché anche lì dipenderà da quanto mercato faremo. Ma per il momento è tutto, signori. Se non lo siete già, vi invito ad iscrivervi al mio canale. Passate qui sotto in descrizione per tutti i link. Vi ricordo di seguirmi sulla pagina Facebook che si chiama Fede Marconi. Non sul profilo privato e poi scrivermi in privato quando esce un nuovo video, perché tanto lo scrivo su Facebook sulla pagina. Poi, se volete, per carità, seguitemi anche su Instagram, su Ask e dove volete. Detto questo, signori, mi sembra di aver detto tutto, per cui non mi resta che salutarvi. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, con i prossimi video, vi prometto, questa dovrebbe essere la mia postazione definitiva, perché è arrivata la televisione nuova, nuova poi, che si va per prima, poi vedrete, e ho tutto sistemato, o quasi, quindi potrei fare il benedetto video della mia postazione, del setup. Quindi arriverà anche quello presto, quindi raga, stay tuned, noi ci becchiamo nei prossimi video, bella! You